La Gran Bretagna. Il governo della Gran Bretagna si basa su una monarchia costituzionale. Il Parlamento è definito bipartito perché è diviso in due, fra conservatori e laburisti. Gli abitanti della Gran Bretagna sono quasi 67 milioni. Quali religioni sono presenti? In primis il cristianesimo protestante anglicano, contrapposto al cattolicesimo. Seguono i metodisti, il cristianesimo presbiteriano, i musulmani, gli induisti, gli israeliti e i testimoni di Geova. Città principali: Londra, Birmingham, Liverpool e Manchester. Economia: produzione di carbone e petrolio, industrie, prodotti agricoli, trasporti. La Gran Bretagna si può chiamare anche Regno Unito, poiché è composto dall'isola di Gran Bretagna e dall'Irlanda del Nord. Il governo è una monarchia costituzionale, il cui leader politico è il re, fino a poco tempo fa la regina Elisabetta II. Il re nomina un primo ministro e il Parlamento è bipartito, formato cioè da due partiti che si alternano, il partito conservatore e il partito laburista. L'amministrazione del governo è stata assunta dal governo di Londra. Oltre a ciò, il Regno Unito è membro dell'ONU e fa parte della NATO. Fino a poco tempo fa faceva parte anche della Comunità Europea. Geografia umana. Gli abitanti sono circa 66.700.000. Le religioni. La religione più diffusa è il cristianesimo protestante anglicano, a cui si aggiungono cattolici, metodisti, cristiani presbiteriani e testimoni di Geova, raggiungendo un totale che va dai 37 ai 42 milioni di persone o membri. Poi ci sono 1,5 milioni, 2,5 milioni di musulmani, poco meno di 1 milione, forse 0,5 milione di induisti. I Sikh sono meno di 0,5 milione. Gli ebrei sono poco più di 250.000. I buddhisti vanno dai 150.000 ai 250.000 circa. E poi ci sono altre religioni varie, vanno dai intorno ai 200-250.000 membri. Persone che non si dichiarano religiose sono all'incirca 16 milioni. Altri che affermano di appartenere a una religione ma non dichiarano qual è sono quasi 5 milioni. A quanto pare i cristiani presbiteriani sono in maggior numero nella Scozia. Con l'immigrazione dall'Asia e dall'Africa è in continua crescita il numero dei musulmani e degli induisti. Storia della religione protestante. Dal 1531 in poi il re Enrico VIII d'Inghilterra troncò le relazioni con il Papa di Roma. Egli impose al clero religioso del paese la sua supremazia reale, rendendosi capo di una chiesa nazionale, la Chiesa d'Inghilterra. Nel 1534 fu definito capo della Chiesa e l'autorità del Papa di Roma fu abolita in Inghilterra. Nel secolo seguente l'America settentrionale cominciò ad essere colonizzata dai britannici e la Chiesa d'Inghilterra vi fu estesa. Dopo la Rivoluzione americana, 1775-1783, la Chiesa protestante episcopale d'America fu stabilita come una separazione dalla Chiesa d'Inghilterra. Le città. Londra è la città principale e la capitale. Come importanza è la seconda città del mondo, preceduta da New York, e in essa siano alcune delle maggiori società. L'intera conurbazione o Grande Londra conta quasi 9 milioni di abitanti disposti in 12 quartieri. L'economia. Come produzione di carbone, la Gran Bretagna è nella top 10 della produzione mondiale, però il carbone è stato sostituito dal petrolio, che copre interamente il fabbisogno dello Stato. L'industria è in crisi. I cantieri navali producono il 3-4% della produzione mondiale e lo stesso vale per l'industria aeronautica e per le industrie chimiche, elettronica e prodotti alimentari. I prodotti agricoli coprono il 50% del fabbisogno nazionale, anche se i contadini sono una minima parte della popolazione. Stiamo parlando di circa il 2%. Sviluppati sono l'allevamento di bestiame, di pecore e di maiali e la pesca come risorsa naturale. I trasporti sono quelli marittimi.
quarto posto al mondo, la ferrovia e i trasporti stradali, il trasporto aereo.